Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il ciclo mestruale accompagna le donne per gran parte della loro vita, dalla pubertà fino alla menopausa. Questo evento fisiologico è governato da un complesso equilibrio ormonale che dipende non solo dalle ovaie, ma anche dall'ipotalamo, dall'ipofisi e coinvolge anche altre ghiandole come la tiroide. Un ciclo mestruale regolare, quindi, è sinonimo di un corretto equilibrio ormonale e di un buono stato di salute. Al contrario, le sue alterazioni possono essere dei campanelli d'allarme da tenere in considerazione. Tra i disturbi più diffusi ma più sottovalutati c'è la polimenorrea, cioè la presenza di cicli mestruali più brevi e quindi mestruazioni più ravvicinate. In questo video facciamo prima una rapida panoramica di come funziona il ciclo mestruale e poi capiamo cos'è la polimenorrea. Vediamo quali sono i sintomi, le cause, quando preoccuparsi e quali sono i rimedi. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. A noi è di grande aiuto e a te non costa nulla. Il ciclo mestruale inizia con il primo giorno di mestruazioni e termina con l'inizio delle mestruazioni successive. Ha una durata considerata normale che varia dai 24 ai 36 giorni, con una media di 28 giorni. Questo intervallo di tempo varia quindi da donna a donna, ma resta generalmente lo stesso durante il corso della vita della donna. Nel ciclo mestruale si susseguono tre fasi, il cui decorso è scandito dalla produzione di diversi ormoni: l'ormone follicolo stimolante FSH e luteostimolante LH, prodotti dall'ipofisi su stimolo dell'ipotalamo, ma anche estrogeni e progesterone prodotti dalle ovaie. La fase follicolare inizia il primo giorno di mestruazioni e precede il rilascio dell'ovulo, durando circa 14 giorni. I bassi livelli di estrogeno e progesterone, tipici dell'inizio della fase follicolare, determinano il sanguinamento e lo sfaldamento dell'endometrio. La mestruazione è quindi proprio l'espulsione di questo tessuto di rivestimento che si spalda. Sempre durante questa fase, l'ormone FSH stimola la produzione di più follicoli, dei sacchetti ripieni di liquido e che contengono degli ovuli. Grazie ad un lieve calo dell'FSH, solo uno di questi follicoli continuerà a svilupparsi. Lo sviluppo del follicolo prescelto determina l'aumento dei livelli di estrogeno e quindi l'inizio dell'ispessimento dell'endometrio. L'aumento di ormoni estrogeni dà all'ipotalamo il segnale che è il momento di produrre gli ormoni di rilascio delle gonadotropine, che agiscono sull'ipofisi, che produrrà FSH e LH. Il picco di questi due ormoni fa sì che il follicolo liberi l'ovulo nella fase di ovulazione, che è brevissima, dura dalle 12 alle 36 ore. La fase luteale o luteinica è quella che segue l'ovulazione e dura anch'essa in media 14 giorni. Una volta liberato l'ovulo, ciò che resta del follicolo che lo custodiva si trasforma in corpo luteo, che inizia a produrre progesterone. Estrogeno e progesterone insieme determinano un ulteriore spessimento dell'endometrio per prepararlo ad accogliere un eventuale ovulo fecondato. Il corpo luteo, inoltre, determina la scadenza del ciclo mestruale. Dopo qualche giorno dall'ovulazione, infatti, se non c'è alcuna fecondazione, il corpo luteo inizia a degenerare, producendo sempre meno ormoni, fino a che i livelli diventano così bassi che è permesso lo sfaldamento dell'endometrio e quindi l'inizio della nuova mestruazione e del nuovo ciclo mestruale. La polimenorrea è una delle possibili alterazioni del ciclo mestruale e si diagnostica quando i cicli sono per più volte ripetutamente inferiori a 21 giorni. È un disturbo da non sottovalutare. Banalmente, cicli troppo ravvicinati possono provocare perdite ematiche eccessive e predisporre all'anemia. Inoltre, può compromettere la fertilità. Infine, bisogna considerare che questa situazione può avere delle cause patologiche su cui vale la pena indagare per intervenire. La polimenorrea può essere causata o dalla assenza di ovulazione, definita anovulazione, oppure da una fase follicolare o luteale troppo brevi. Queste alterazioni possono dipendere da squilibri ormonali che in alcune fasi della vita possono anche essere considerate normali o parafisiologiche. Ad esempio, nella pubertà si deve trovare il nuovo equilibrio, mentre nel periodo che precede la menopausa si ha una riduzione della produzione ormonale. Al di fuori di questi momenti, però, la presenza di polimenorrea può indicare patologie che riguardano le ghiandole coinvolte nel
nella produzione degli ormoni che regolano il ciclo mestruale e quindi iperprolattinemia, acromegalia, morbo di Cushing o anche banalmente problemi alla tiroide, quindi ipo o ipertiroidismo. La polimenorrea poi può anche essere provocata dall'endometriosi o dalla presenza di fibromi uterini. Oltre a tutte queste cause, poi non bisogna sottovalutare l'importanza che ha lo stress sulla regolarità del ciclo mestruale. È dimostrato infatti che un forte stress altera la produzione di FSH e LH da parte dell'ipotalamo. Questo però non deve portare a minimizzare la situazione, quindi a fare gaslighting, ma semplicemente ad intervenire rapidamente su questo forte stress che è così forte, così importante da alterare addirittura l'equilibrio ormonale. Chiaramente la cura della polimenorrea va a intervenire su quella che è la causa scatenante. A volte può essere d'aiuto la terapia ormonale con la pillola estroprogestinica o progestinica. La cosa importante è non trascurarsi e lì dove si riscontri un ciclo mestruale costantemente inferiore a 21 giorni, rivolgersi ad uno specialista, ginecologo o endocrinologo. Abbiamo visto quali sono le fasi del ciclo mestruale, cos'è la polimenorrea e quando intervenire. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di sempre farmacia.it, la tua farmacia sempre con te.